sindaco De Mangistis oggi incontra i presidi delle scuole superiori dell'area metropolitana per mettere in campo un'importante attività di programmazione per il futuro. Sì, vogliamo rappresentare i dirigenti scolastici della città metropolitana che grazie all'azione di messa in sicurezza economico-finanziaria dell'ente noi potremmo impiegare nei prossimi mesi e nei prossimi anni risorse importanti che per volontà politica mia, e ho trovato poi la condivisione anche delle forze politiche altre, saranno destinate a vari comparti, in particolare per l'edilizia scolastica. Questo segue l'impegno enorme che in questi anni abbiamo messo in campo sulle scuole della nostra area metropolitana, Napoli e gli altri 91 comuni, dove c'è stato un investimento economico per ristrutturazioni, riqualificazioni e realizzazioni di nuove scuole senza precedenti. Questi sono fatti e non chiacchiere, soprattutto in un momento storico così complicato. La città metropolitana investe nella scuola, investe sui propri territori.